Hai detto le finestre sono aperte, può darsi che ci sentano un po' meglio. La tua era un'ennesima invocazione di verità, così come tutti stanno chiedendo questa sera. Sì, non era uno stato di accusa verso nessuno. Noi non accusiamo nessuno perché pensiamo che un'intera classe dirigente politica negli ultimi 20-30 anni sia stata omertosa e abbia nascosto la verità. Noi vogliamo la verità senza accusare nessuno, vogliamo la verità rispetto a certe dinamiche di infiltrazioni malavitose che ci sono state nella zona, e vogliamo sapere quanto queste infiltrazioni malavitose hanno inciso sull'ambiente e sul territorio nella nostra zona. Ecco perché siamo qui. Chi dovrebbe darvi questa verità? Innanzitutto il Tribunale di Cassino, ci rivolgiamo al capo della Procura Repubblica di Cassino che dice di aver avviato delle indagini. Noi chiediamo che queste indagini vengano, come dire, accelerate, vengano intensificate, e poi chiediamo anche la stessa cosa alla ASL, non solo di intensificare i controlli, ma di farci sapere il registro dei tumori nel nostro comprensorio per sapere se abitare in una zona o in un'altra è causa di malattia o di comunque patologie epidemiologiche che devono essere valutate. Hai parlato della tua preoccupazione rispetto a quella che è l'apertura di una nuova discarica ITRI. Sì, tra qualche giorno apriamo discarica di inerti a ITRI. Noi ci siamo chiesti com'è possibile che apri un'altra discarica di inerti quando l'edilizia è ferma e quando non c'è possibilità di scaricare e comunque quei rifiuti sono di 6 euro a quintale e quindi non c'è nessun guadagno. Ce lo siamo chiesti perché aprire una discarica di inerti ci vogliono 2 anni. A trasformarla in discarica predifferenziata, per l'urgenza e la necessità che potrebbe nascere dalle chiusure di Borgo Montello, ci vogliono 8-10 secondi massimo. Con il tema dei rifiuti si apre anche un altro argomento, che è quello della bonifica delle istituzioni e della politica, perché se c'è urgenza di bonificare il territorio, evidentemente c'è urgenza di bonificare anche l'assetto delle istituzioni in questo territorio, perché succedono cose poco trasparenti. Questo non riguarda i cittadini riuniti in assemblea in questa giornata, non riguarda, perché noi ci stiamo attenendo a quello che è lo spirito dell'assemblea, cioè impegnarsi sul territorio per poter determinare non solo alcune scelte politiche, ma anche un modo diverso di approcciarsi rispetto ai problemi della città. Che ci sia questa amministrazione o ci sia un'altra, che si alternano da 20 anni a questa parte, a noi poco interessa, perché li riteniamo tutti egualmente responsabili. Parlate anche di alcuni studi epidemiologici, avete presentato i dati, percentuali statistiche che parlano chiaro, qua si muore di più in altre zone. Sì, abbiamo i dati aggiornati provinciali riferiti al 2011, sono raccapriccianti. Praticamente su questi dati c'è la cartina della provincia di Latina e in basso a destra il sud pontino con tutte macchie relative a maggiore, come dire, concentrazione di malattie epidemiologiche. Questo ci allarma. Chiedevano dati statistici, allora presentassero questi di dati statistici invece di presentare le chiacchiere che oramai stanno a zero. Lei ha evidenziato diverse contraddizioni, in particolare gli esperti dicono che in realtà bisogna stare tranquilli dopo il sopralluogo a Penidro, ma subito dopo si smentisce, come mai secondo lei? Sì, si smentisce il giorno dopo, si smentisce quando l'assessore provinciale all'ambiente sulla nostra segnalazione, dopo il nostro sopralluogo, dice questa discarica non è aperta con tutte le autorizzazioni del caso, e l'abbiamo scoperto casualmente. Cioè qua mentono anche su dati ufficiali, su dati tecnici, amministrativi, cioè qua non solo hanno mentito per 20 anni, ma stanno continuando e perseverando su questa strada.